conosco, non lo conosco, non l'ho mai incontrato, quindi non posso sapere. Comunque io spero sempre ancora che un messaggio ci arrivi, prima o poi. È il Presidente della Repubblica e gli do fiducia, è il nostro Presidente della Repubblica. Però le faccia, le dica queste parole. Aspetto che le dica queste parole. Pretendo che dica questa parola. Esatto. Questo. Speriamo che, come dice Salvatore, il Presidente si faccia vivo al più presto come si è fatto vivo Grasso. Ecco, questa è l'unica speranza che possiamo avere ed è l'unico modo per rompere questo silenzio intorno a Nino Di Matteo. Nino Di Matteo ha bisogno di sentire la solidarietà di tutti, di sentire la solidarietà delle istituzioni, ha bisogno di sentire l'affetto che tutti noi abbiamo per lui, come l'avevamo nei confronti di Borsellino, come se mio padre avesse potuto avere, voi, e ne aveva bisogno di papà, se ne avesse, se qualcuno invece del silenzio che, a cui non rispondevano, mio padre telefonava, io ero presente quando telefonava De Mita e nessuno gli rispondeva e nessuno gli dava retta e mio padre ha dovuto parlare con Giorgio Bocca pur di essere ascoltato, perché nessuno delle istituzioni, dopo averlo mandato in Sicilia a morire, gli aveva dato una mano per avere i famosi, non superpoteri, ma dei poteri per combatterla la mafia, perché la mafia andava combattuta con dei poteri che a mio padre non sono stati dati. Il generale Dalla Chiesa non era un siciliano, e dalla... era siciliano dentro. E poi Enrico, tu sai benissimo che in Sicilia il silenzio significa morte. Il silenzio significa morte. E quello che è stato fatto con tuo padre, con Giovanni, con Paolo, e adesso la cosa si sta ripetendo per Nino Di Matteo. E noi non vogliamo piangere Nino Di Matteo come un eroe. Noi vogliamo magistrati vivi. Noi vogliamo che il sofferente alle forze dell'ordine vivi. Questo noi vogliamo. Non vogliamo eroi. Il nostro paese già di eroi ce n'ha tanti, non abbiamo bisogno di altri, vogliamo persone vive, vorremmo Carlo Alberto Dalla Chiesa vivo, vorremmo Paolo vivo, vorremmo Giovanni vivo, non sono vivi e allora questo giudice lasciatecelo, ne abbiamo bisogno di verità e di giustizia. Io, dopo quello che mi dice Salvatore, e rompiamo il silenzio, rompiamolo questo silenzio. Dalla Chiesa, Dalla Chiesa, Carlo Alberto, Carlo Alberto, se lui fosse stato in vita, quello che sta succedendo oggi non sarebbe successo. Grazie a tutti. Ringraziamo Rita Dalla Chiesa.